Dicembre super rottamazione di Natale. Concessionaria L'Auto a Montagna in Valtellina. Dominic Paris è il re della Stelvio. L'azzurro incanta nella due giorni di Bormio di Coppa del Mondo, piazzando una doppietta storica nella discesa di venerdì e nel Super G di sabato. Impresa che sul tracciato valtellinese era riuscita solamente al mitico Michael Valcofer nel 2006. Nel Super G, Paris, partito col pettorale numero 16, riesce a mettersi davanti al trio di austriaci Mayer, Kriegmeier e Franz, che fino a quel momento comandavano la classifica. L'italiano deve fare una gara perfetta per stare davanti a Mayer, autore di una discesa impeccabile. Il tracciato disegnato dall'allenatore degli austriaci è veloce e ricco di insidie. Paris nei primi tre quarti di gara rimane dietro a Mayer. Il terzo intertempo è in ritardo di 33 centesimi. Ma come nella discesa libera, il capolavoro l'azzurro lo fa nella parte finale della conta. Molla gli sci e al traguardo davanti all'austriaco di un solo centesimo. Quanto basta per alzare le braccia al cielo e regalare al pubblico di Bormio una doppietta incredibile. Per Dominic Paris si tratta dell'11ª vittoria in carriera, la seconda Super G dopo Kitzbühel nel 2015, la quarta sulla pista Stelvio. Vittorie che innalzano il morale dell'altotesino in vista delle classiche di gennaio di Wengen, Kitzbühel e Garmisch, dove si presenta nelle condizioni tecnico-fisiche migliori. Non riesce invece a concludere la gara Christoph Innerhofer, secondo nella discesa libera del venerdì. Partito col pettorale numero 1, l'italiano commette un grave errore nella parte alta del tracciato, infilando una porta con il braccio destro, andando in rotazione. Vano il tentativo di recuperare, sulla conta un'altra imprecisione lo fa uscire di pista definitivamente.